Ciao! Questo è Opera Prima, il format in cui affrontiamo e scopriamo i primi passi dei grandi registi nel mondo della cinematografia mondiale. Esatto, cioè artisti del calibro, che ne so, di Martin Scorsese, Akira Kurosawa, David Lynch, Michele Poggi, conosciuto anche come Mike of the Desert nel settore della cinematografia. Esatto. Oggi parliamo di un regista esplosivo, questo sarà l'episodio preferito di Federico Frusciante. Ah, buono. Perché parliamo di Michael Bay. Già. Un regista molto controverso che però, credetemi, ha una storia molto molto interessante. E in più questo video è in collaborazione con Universal perché il 23 marzo in tutti i cinema uscirà Ambulance, il nuovo film di Michael Bay. Che quindi conterrà esplosioni e almeno un'ambulanza. E Jake Gyllenhaal. E Jake Gyllenhaal, è vero. Quindi bisogna andare a vedere perché Jake Gyllenhaal è un fico da paura. Beh, sì. Ma andiamo con ordine, facciamo prima la cosa che dà sempre il via a questo format. Io però oggi ho paura perché visto l'argomento magari... Pensi che scoppiamo? Sì. Proviamo. Che velocità! Ammazza! Partiamo con la domanda di rito. Qual è il primo film di Michael Bay? E allora io, come al solito, IMDb e cerchiamo... Michele Baglia. Eccolo qua. Andiamo sotto, ha un sacco di crediti come producer, ma andiamo a quelli da regista. Noterai che iniziamo dall'89 con una sfilza di music video, quindi questo già ci dà un piccolo indizio. Eccolo qui, directed by Bad Boys. Bad boys, bad boys, what you gonna do, what you gonna do when they come for you. Eccolo qui, del 1995, 1 ora e 59 minuti con il nostro amico Will Smith e Martin Lawrence. Ma quindi il suo primo film è Bad Boys? Cioè è un filmone, non è una roba che dici... No, nel senso che i registi che abbiamo affrontato fino ad ora comunque hanno sempre fatto primi film che manco sapevo che film fossero. Invece Bad Boys è una roba. La domanda però è: come è arrivato Michael Bay a dirigere Bad Boys? Perché noi abbiamo visto che prima è passato per tutta una serie di videoclip musicali. E non è facile fare il salto dai videoclip musicali al cinema. Allora, se vogliamo un attimo iniziare da Michael Bay, partiamo dalla sua infanzia. C'è un aneddoto che mi fa molto ridere, che già setta tutto questo episodio di Michael Bay. Ok. Lui praticamente quando era bambino era molto appassionato di trenini giocattolo. Ok. Diciamo tanto. E un giorno, nel riprendere questi trenini giocattolo con la sua Super 8 mm, ha attaccato a questo trenino giocattolo dei mini ciccioli, termine tecnico. Non avevo dubbi, guarda, sono sicuro. E gli ha dato fuoco, e nel fare questo ha dato fuoco alla sua intera camera da letto. Ma la come? Con la cameretta, sono dovuti arrivare i pompieri. Ma zio! Ma appena iniziato ha già dato fuoco a tutto. Subito. Mannaggia. Subito, immediatamente. Comunque, la cosa particolare di Michael Bay è che lui era molto bravo a giocare a baseball, ma era anche molto, molto appassionato all'arte, alla recitazione, al teatro. Era un po' Zac Efron in High School Musical. C'aveva... Fico. C'aveva quella roba lì, voleva, stava lì che faceva: ah, voglio giocare a baseball, ma voglio anche fare l'arte, eccetera. Il ciuffo eccetera. Ce l'ha da Zac Efron. Ce l'ha. Quindi, insomma, era fico, capito? Era il ragazzo fico di scuola, però gli piaceva anche l'arte. Non era uno di quei registi, no, tutti quanti tristoni in un angolino che non li capisce nessuno. E vediamo che uno dei suoi primi lavoretti, lo troviamo qui, è stato come stagista con George Lucas quando aveva 15 anni e si occupava degli storyboard dei Predatori dell'Arca Perduta, non disegnandoli. Non disegnandoli, faceva lo stagista, stava alle scartoffie. Praticamente guardando gli storyboard, lui disse poi a Spielberg, quando più tardi collaborarono su Transformers, che guardando gli storyboard lui pensava che il film sarebbe uscito una merda. Questo film farà schifo. E invece poi l'ha visto ed è diventato uno dei suoi film preferiti. Però diciamo che... Lungimirante. Esatto, perfetto. Esattamente. Come è arrivato dal lavoretto estivo nei Predatori dell'Arca Perduta ai videoclip musicali però? Allora, diciamo che questa cosa passa per la sua istruzione universitaria. Nel senso, lui, qui c'è scritto, si è laureato alla Wesleyan University, che se apriamo, eccoci qua, è un'università della California in cui andiamo, ok, tra i famosi ex alunni c'è Lin-Manuel Miranda. Ah, vabbè, una roba. C'è Joss Whedon. Joss Whedon, c'è D.B. Weiss, che è uno dei due sceneggiatori di Game of Thrones.
tutta una serie di personcine. Lui si è trovato particolarmente bene a seguire il corso di musical, che inizialmente lui pensava fosse una roba musica, gente che canta e balla, chi se ne frega. Invece si appassiona tantissimo soprattutto a West Side Story, okay. Che diventa uno dei suoi film preferiti, proprio perché è molto dinamico, c'è cioè tutta la questione delle coreografie, del doversi muovere, del dover scegliere le inquadrature per che siano più dinamiche possibili. A questo punto finisce l'università e prende un'altra laurea, cioè va ad un'altra università di cinema a Pasadena, che era molto più specializzata in tutto quello che era l'ambito pubblicitario. Commerciale. Esatto. E lì, come lavoro di fine anno, lui fa una finta pubblicità per la Coca-Cola. Ok. Ispirata a questa foto qui, adesso te la faccio vedere. È solo che invece di essere un marinaio che bacia un'infermiera, è un'infermiera che dà una bottiglia di Coca-Cola al marinaio. Questo finto spot è girato talmente tanto bene che attrae l'attenzione della Capitol Records, che è un'etichetta discografica, che lo chiama e gli dice: senti, abbiamo questo videoclip musicale da girare di Danny Osmond, se tu riesci a girarlo a meno di $165,000 è tuo. È tuo. E lui nella sua testa pensa: ma io il massimo che ho speso sono $5,000 su una cosa. Certo, ma che me ne frega. E fa questo videoclip musicale che adesso ci vediamo. Deserto. Adesso riconoscerai subito Michael Bay, te lo dico. Guarda. Militari che tirano giù delle... tutta la mia... Enormi. Poi cos'è? Praticamente tutta gente... Fregni generici. Guarda, sì. La questione è una serie di fregni che costruiscono questo posto nel deserto. Tutto molto bello. Con i guanti, ma a petto nudo. Ma a petto nudo, certo. Mi sembra giusto. Questo videoclip mette fine alla sua carriera. No, è vero, anzi. A questo punto arriva, dopo questo videoclip, una svolta nella carriera di Bay, che tu adesso ricorderai, perché viene chiamato da, eccola qui, La Propaganda Films. Esatto, Marco Cioni, tu che hai già partecipato a Opera Prima, che cos'è la Propaganda Films? Era la casa di produzione di Fincher. Bravo. Che paura che ho avuto di dire una cosa sbagliata. E infatti qui ci rendiamo conto che la carriera di Michael Bay è molto simile a quella di David Fincher come concetto. Cioè anche lui ha fatto tantissimi videoclip musicali prima di arrivare e fare come primo film un'opera abbastanza grossa. Nel caso di Fincher era Alien 3, ancora più grossa. Nel caso di Michael Bay è Bad Boys, che però comunque è un film di uno studios già affermato, non è un piccolo film indipendente che si fa da solo. Certo. Perché è la carriera che solitamente segue chi passa prima dal lato commerciale e arriva direttamente come un regista formato alla sua opera prima. Comunque la cosa che fa Bay alla Propaganda Film è firmare una delle pubblicità, una delle campagne pubblicitarie più famose degli Stati Uniti. Noi non la conosciamo perché non è una roba che fa parte della nostra cultura, ma a un certo punto c'è una spinta da tipo l'associazione dei prodotti caseari americana per far consumare più latte agli americani. La nonno nanni americana. So, non penso. Grandpa nanni. In pratica fanno questa campagna pubblicitaria che si chiama Got Milk. Hai del latte? Ah! E adesso te la faccio vedere. Questa pubblicità molto molto famosa in cui praticamente un tizio gli sta facendo questo mega panino col burro d'arachidi e alla radio sta ascoltando questo programma dove fanno delle domande al pubblico e se riesci a indovinare vinci qualcosa. La domanda è: chi ha sparato Hamilton? E lo sa, risponde, ma non riesce a parlare. Esatto. Ah, e quindi se avessi avuto il latte, esatto, avrei vinto. E invece no. Comunque, questa è una campagna pubblicitaria che diventa molto famosa, ne fanno un botto, lui ne fa un botto di altre. Virale prima del virale. Esatto. Lavorando così tanto, lui ormai ha creato un suo stile. A quel punto sta aspettando che gli arriva la proposta giusta. Gli viene proposto addirittura Salvate il soldato Ryan a un certo punto, però lui dice: guardate, non è roba mia, perdonatemi, non so. Questo film che non farci. Farà successo, un po' come il ruotore larga perduta. No, ma infatti poi viene fatto molti anni dopo, però insomma lui in quel momento passa la sceneggiatura e dice: no, guardate, non mi interessa. Insomma, inizia a sondare il terreno e capire: vorrei fare il mio primo film, capiamo un attimo, leggiamo un po' di sceneggiatura destra e sinistra. Infatti viene notato da Don Simpson e Jerry Bruckheimer. Jerry Bruckheimer, per chi un po' conosce, è un produttorone, ha fatto Pirati dei Caraibi, ha fatto Bad Boys, un botto di roba, che
era molto molto attivo nel cercare registi che partivano dalla pubblicità e andavano nel cinema, che quindi lo vedono e dicono ok, questo è proprio il regista che fa per noi, e gli propongono Bad Boys. Ok, quindi non era una sua idea, cioè era una sceneggiatura commissionata con lo scopo commerciale di fare un film per portare gente al cinema. Inizialmente il film era stato scritto per Dana Carvey e John Lovitz, che vediamo in questa locandina fan made. Posso dire meno male che non sono stati scelti loro alla fine, guardando questa locandina. Sembra un po' Hot Fuzz, però serio. Brutto. Esatto. Però poi il film è stato spostato verso un'altra direzione. Volevano chiamare Arsenio Hall, che all'epoca era abbastanza famoso, ma gli ha detto chi ve si schioppa. E quindi Michael Bay a quel punto dice proviamo a cercare tra gli attori di sitcom, no? E tirano fuori due nomi che all'epoca facevano due serie TV molto molto famose, che sono Will Smith e Martin Lawrence, che però a livello cinematografico non avevano fatto niente. Prendono questo cast, la sceneggiatura sta ancora venendo riscritta intanto, perché stanno cercando di capire come fare, come non fare. Giriamo sto film. Vai. Ah, cioè girano senza sceneggiatura. Vai, vai, vai. Perfetto. Giriamolo. Quindi iniziano le riprese con un Michael Bay preoccupatissimo di finire in quella che si chiama prigione cinematografica. Ovvero quando fai il primo film fa schifo e non puoi fare più niente. Perché c'ha questa preoccupazione? Beh, perché comunque era un regista che non aveva mai fatto un film con una sceneggiatura che... Non c'era, e con due star che non erano due star, erano due attori di televisione. Ok. Quindi era proprio una roba rischiosetta. Il film non era tanto costoso, se non ricordo male, il budget si aggirava intorno ai 19 milioni di dollari, okay, che quindi sono per un film commerciale giusti, ma non sono tanti, sono proprio sul limite. Quindi, signor Bay, lei ha 19 milioni di dollari, due star di sitcom, mezza sceneggiatura. Faccia questo film e lo renda un successo. Cosa succede sul set? Allora, sul set succede che lui dà il 1000% e quindi diventa una macchina. Il primo giorno fa una roba tipo 40 setup, che è una roba molto molto rara, perché su un set americano normalmente in un giorno fai una decina di setup. Per setup si intende una situazione di luce, no? Okay. Metti la luce in una certa maniera, puoi girare e poi devi cambiare la luce per poter girare un'altra cosa diversa. Quindi fa un 40. Botto, sì, fa un botto di roba. Si impegna un sacco, nonostante litighi un po' con Martin Lawrence, perché non si fida proprio di lui, perché di fatto è un regista bianco che sta facendo un film su due detective di colore. Quindi, insomma, non c'è tantissima fiducia all'inizio. Okay. Però, alla fine, si mandano un po' a fanculo. Però Bay è proprio uno, no, con la tigna. E la cosa che riesce a fare è tirar fuori improvvisazione, sia da Will Smith che da Martin Lawrence. Lui è un regista molto abituato a lavorare con la commedia, perché abbiamo visto lo spot, no? Quindi la questione lì del Got Milk è quel tipo di umorismo visivo che deve funzionare per un brevissimo tempo, perché è solo uno spot da 30 secondi. Cioè, quindi il saper gestire la comicità in breve tempo ti permette poi di tirare fuori un film come Bad Boys, che è azione ma è anche comicità. Dopodiché fa una delle cose più Michael Bay che tu ti possa immaginare, che fanno vedere immediatamente: guardate, io ho un fallo gigantesco. Ok. C'è una scena in cui c'è questo combattimento, no? Questo scontro all'interno di quest'hangar, e a un certo punto Martin Lawrence, vedi, deve ammazzare questo tipo sull'aeroplano con la valigetta. Ecco qui, piccolo scontro. E poi, che cosa decidi di fare? Ah, spara i barili come i migliori. Guarda, zio, non me lo ricordavo. Qui sono stuntman. Quello forse era un manichino. Ora, hai visto i soldi in fiamme? Sì. Questo era più o meno come la consideravano i produttori. Nel senso che ho detto, zio, Kit se schioppa, costa troppo, non te la faremo mai girare. Ora, ma lui è quello che ha dato fuoco alla sua cameretta da piccolo, quindi esatto, non lo fermi. Ma non solo. Lui penso sia una delle persone veramente... voglio dire convinte di sé, per non dire... Sbruffoncelle. È praticamente quello che fa... quanto costa sta scena? $25,000. Perfetto. Il mio compenso è di $125,000 per questo film. Facciamo che me ne date 100,000. E la scena la pago io. Perché questa è una scena importante in cui il personaggio si prende il suo momento di gloria, è il momento in cui il pubblico si alza in piedi e batte le mani. Perché cioè proprio... tu dici, Martin Lawrence fino a quel momento era un po' lo stupidino, esatto, e in quel momento dice, ma invece no, io è sono importante. Un fico da paura. Esatto. Quindi $25,000 sono anche pochi. Ora, tu dici, vabbè, cosa c'è di sbruffone in tutto questo? No, è giusto, cosa, è dritto. Se non fosse che lui sa che la produzione
guarda a fine giornata tutte quante le scene che sono ciaccate. Ok, okay? Quindi fa mettere sul ciak di quella scena la scritta da Michael Bay alla Universal $25,000, cioè gli può mettere l'assegno, fa scrivere l'assegno sul la ciak, fattura, l'assegno sul ciak, e gli batte il ciak con la scritta dell'assegno. Scusa, ma non si trova il ciak? No, purtroppo no. Mannaggia, era potuto purtroppo vederlo. No. Un'altra cosa particolare di Bay era la sua capacità di creare dei momenti epici, particolarmente epici. Nello okay. specifico, in questo caso, ha dovuto convincere Will Smith a fare una cosa che lui non voleva fare. Cioè? C'è un'inquadratura a un certo punto durante un inseguimento in cui Will Smith decide di farsi questa corsa a petto. E Will Smith non voleva, mi ricordo che ho visto un video sul canale YouTube di Will Smith in cui diceva: io non volevo fare questa cosa senza maglietta perché pensavo fosse cretino. Però, dice, dopo aver visto l'inquadratura, Will Smith ha guardato Michael Bay e ha fatto: ma io sembro una c***o di star del cinema qua. E ha detto che lì ha capito l'importanza delle singole inquadrature. Cioè ci sono quelle singole inquadrature, questa è considerata la singola inquadratura che ha portato Will Smith ad essere una star del cinema dopo essere stato una star della televisione. Alla fine, costi 19 milioni, quanto mi ha fruttato il Michele Baglia? 141 milioni, direi che è stato capace a Ripeto, fare il suo lavoro. Non solo, ha anche creato una star nel fare questa cosa, ha anche creato Will Smith che poi cementa il suo stardom con Men in Black, e da lì in poi insomma sappiamo, ha fatto tutti, tutti i brutti film quasi, povero Will Smith, salutiamo parte. Will a questo punto, come dire, successo commerciale, lui continua a lavorare con Bruckheimer. E che succede poi? E succede che dopo di questo fa un altro film, il film del 96 con Sean Connery e Nicolas Cage, che invece è un flop. No, non è un flop, è un film sicuramente meno famoso. Meno cult. Meno cult, esatto, non meno famoso, di Bad Boys, ma comunque incassa 335 milioni di dollari a fronte di un budget, adesso cerchiamo, che sarà stato un po' più di, quello precedente, 75 milioni di dollari, che sono comunque tanti, però ha comunque più non che triplicato tantissimi. Il proprio budget, quindi insomma, e soprattutto questo film gli insegna ad avere a che fare con le star. Okay. Comunque, da qui in poi Michael Bay, diciamo che ha continuato a fare Michael Bay, però diciamo che aveva evitato la prigione cinematografica, che no? temeva tanto. Che temeva tanto. E infatti adesso ci vediamo il trailer del suo ultimo film, Ambulance. Prego, Mauro Zingarelli. Mi dispiace, fratello. Mi dispiace di averti coinvolto. Sì, praticamente lui ha un problema economico, è un ex soldato, perché sennò non può essere in un film di Michael Bay. Esatto. Nel senso. Come posso aiutarla? Devo finire un trasferimento, mi dia 20 minuti. La faccia da paraculo, cioè riesce a passare dall'uomo buono che ti vuole solo aiutare al bastardo peggiore. Guarda come è felice di aiutarti. Poi eccolo lì, ecco, guarda il cambiamento, adesso è un bastardo e ti spara. Una fantastica storia da raccontare. Indietro! Cioè comunque è un concept molto fico, tutto un film ambientato dentro un'ambulanza sempre in corsa. Sì, perché la cosa figa è che praticamente la rapina è solo l'elemento scatenante, certo, del film, che invece sono loro che scappano a bordo di questa ambulanza. Fate allontanare subito gli elicotteri! Eccolo qua, Ambulance, dal 23 marzo, solo al cinema. In descrizione trovate anche il link per preacquistare i biglietti. E Universal, invitaci anche al cinema a vederlo in anteprima perché vogliamo vederlo. Sì, quindi magari se c'è pure Michael Bay ci facciamo una chiacchierata, gli chiediamo come stanno i trenini. Esatto, quanti ne ha fatti esplodere. Certo. Quindi, avendo appena visto il trailer del suo ultimo film al cinema, direi che sappiamo che ha continuato a fare il regista, abbiamo tutte le prove. Esatto. Tiriamo un po' le somme su Michael Bay. Beh, la cosa che si può imparare dalla storia di Michael Bay è sicuramente per quale motivo i suoi film funzionano così tanto a livello emotivo con le persone. Lui è qualcuno che ha affinato tantissimo la sua tecnica visiva. Cioè qualcuno che ha fatto ore e ore e ore di set, anzi giorni e giorni di set prima di arrivare a fare il suo primo film. Quindi è qualcuno che sa benissimo come funziona tutto il lato visivo, sa benissimo come fare per catturare la tua attenzione in 30 secondi perché viene dal mondo della pubblicità, sa benissimo come catturare il ritmo di qualcosa perché viene dal mondo dei videoclip, e quindi ha messo quella sua capacità a servizio dei film commerciali, e per questo i suoi film sono così, come dire, irresistibili. Diamo a Michael Bay quel che è di Michael Bay, ovvero una miccia, una miccia, un candelotto di dinamite. Esatto. Quindi direi che possiamo concludere qui questo episodio di Opera Prima.
sono sempre un po' lento a fare questa devi cosa. Devi allenarti. Mi allenerò di più. Fateci sapere qui sotto che ne pensate della storia di Michael Bay, se avete imparato qualcosa che magari prima non sapevate. E soprattutto fateci sapere nei commenti quali sono i prossimi registi di cui parlare qui su Opera Prima. E quindi adesso noi ce ne andremo in pieno stile Michael Bay. Ci vediamo il 23 marzo in tutti i cinema con Ambulance. Adesso è esploso tutto, capito? Eh sì, l'ho esplosione in CGI perché non abbiamo i budget di Michael Bay. È vero, non abbiamo. Ma li avremo un giorno. Un giorno.